Radio Fermo 1, do il benvenuto al presidente di CNA Fermo, Paolo Silenzi. Grazie presidente, benvenuto. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dal pollice verde alle mani degli artigiani, voi siete tornati da qualche giorno dal MICAM insomma, raccontaci, ci diamo del tu. Sì, certo. Ci diamo del tu, raccontaci com'è andata questa esperienza. Beh, il MICAM innanzitutto bisogna riconfermare che è la fiera internazionale più importante del mondo per quanto riguarda il comparto calzaturiero, quindi essere al MICAM, partecipare a questa manifestazione è fondamentale, fondamentale perché appunto è una vetrina in cui tutti gli artigiani, gli imprenditori e tutto il distretto in quella circostanza possono mostrare e bene o male far vedere le proprie eccellenze che vengono appunto al nostro territorio. Noi andiamo su sempre in maniera sempre propositiva, sempre ottimisti, e andiamo con appunto con il supporto di tutte le istituzioni. Parliamo delle altre associazioni di categoria, parliamo della Camera di Commercio, parliamo dell'azienda speciale. Quindi si cerca di fare squadra, si cerca un po' tutti insieme di veicolare e dare visibilità massima a questi prodotti. In questa occasione è stata una fiera che bene o male conferma i dati negativi che abbiamo vissuto già da diverse stagioni, e quindi queste congiunture che bene o male queste congiunture politiche, economiche e sociali che vediamo un po' in diverse parti del mondo, specialmente in quei mercati in cui noi facciamo riferimento, vediamo che questa situazione da adesso a 6 mesi fa, diciamo, all'ultima edizione del MICAM, non sono cambiate, anzi, ci sono delle situazioni, delle criticità che sono addirittura peggiorate. Guardiamo le svalutazioni delle monete, ad esempio, se noi guardiamo il nostro mercato di riferimento, che è il mercato russo, e quindi il distretto vive, prende la linfa vitale da questo distretto che ama il Made in Italy, da questa nazione che ama il Made in Italy, che vuole il Made in Italy e che ci tiene, meno male, a indossare questi prodotti Made in Italy, si trovano appunto a vivere una situazione che tutti un po' conosciamo. Quindi diciamo che 6 mesi fa si parlava di embargo di prodotti che magari potevano anche andare a toccare i prodotti moda, fashion, eccetera, così. Quindi c'è stata questa incertezza da questo punto di vista. Questi embarghi oggi sembra che si stanno tramutando in conflitti, eccetera, quindi non può questa situazione non generare una situazione negativa. Per quanto riguarda anche il discorso del cambio del rublo sull'euro, anche questo non ci sta aiutando, perché se consideriamo che 6 mesi fa il cliente, il buyer che è venuto in fiera, aveva un cambio 50 euro, 50 rubli a 1 euro, la settimana scorsa in fiera il cambio era 74 rubli per 1 euro. Quindi diciamo che questa situazione ha portato per questi buyer a vedere i prezzi, nonostante noi non avessimo aumentati e avessimo mantenuto i prezzi la scorsa stagione, hanno visto lievitare questi prezzi ovviamente del 50%, e questo non può che scoraggiare appunto questo mercato che per noi, come dicevamo, è un mercato di riferimento, eccetera, scoraggiare, quindi fare meno commesse, ridurre i budget di acquisto, eccetera. E questo ne abbiamo molto molto risentito sotto questo punto di vista. Senti, presidente, fammi fare un po' la domanda provocatoria, cioè Dimmi. in buona sostanza voi siete andati al MICAM per avere conferme del trend negativo che già conoscevate, perché Sì. voi lo vivete sulle vostre spalle, sulle vostre tasche, no? Cioè, insomma, questo MICAM serve veramente ancora per sfondare, fatto salvo l'appoggio delle istituzioni locali, che quello è fondamentale, ma oppure non basta più, perché poi se si arriva a Milano al MICAM, si scopre che, insomma, con la Russia il rapporto è quello che è, con i mercati internazionali il rapporto è quello che è, poi si esce a oltrepassare, diciamo, a svalicare le Alpi. Diciamo che prima bastava per il 65% delle aziende, quindi fino a 3, 4, 5 anni fa il 65% delle aziende, andando al MICAM, riuscivano ad
approvvigionare commesse per tutta la stagione. E quello già era una boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno. Non diciamo che il 65% veniva a casa solamente con esponendo i prodotti del Micam e riusciva a approvvigionare commesse per tutta la stagione. Diciamo questo 65% adesso, con tutte queste situazioni che abbiamo anche analizzato prima, eccetera, si sono fortemente ridotte. Quindi è ovvio che il Micam non basta più, non basta più per bene o male riuscire a approvvigionare queste commesse, e quindi proprio in questo contesto c'è bisogno di aprire ad altri mercati. Aprire ad altri mercati porta appunto a puntare l'attenzione ovviamente sui mercati emergenti, no? Quindi parliamo tutti di Cina, parliamo tutti di Brasile, parliamo tutti di India, però diciamo che questi mercati, per essere penetrati, cioè sono mercati che stanno crescendo, sì questo è vero, però stanno crescendo in un contesto di globalizzazione, in un contesto in cui il piccolo, cioè il connubio che magari rende unici questi prodotti, cioè il made in Italy, il connubio con l'arte, con il distretto, con la cultura del territorio, eccetera, che vengono valorizzati in un mercato, penso un mercato europeo, un mercato interno, oppure anche su particolari mercati come potrebbero essere, come abbiamo detto prima, la Russia, eccetera, eccetera. Questo discorso adesso non è più, diciamo, sufficiente. Quindi andare su questi mercati e pensare di poterli penetrare solamente con un prodotto, anche se questo prodotto è un prodotto di eccellenza, anche se è un prodotto che magari ha delle peculiarità imprescindibili per quanto riguarda la bellezza, per quanto riguarda tutte queste cose, non è facile, perché sappiamo tutti ad esempio che esportare un prodotto in Brasile c'è un dazio del 35%, quindi già questo Stato stesso attua delle politiche proibizionistiche e quindi scoraggiano l'importazione di certi prodotti. Idem per l'India, per quanto riguarda l'antidumping, tutte queste cose qui. Quindi a un certo punto, e guardando anche la Cina, che si parla sempre che è un mercato grandissimo, un mercato in espansione, si parla sempre di popolazione in cui il prodotto interno lordo cresce in maniera esponenziale come in nessun'altra parte del mondo, però penetrare questi mercati con questi prodotti non è facile. Lo scenario che tu stai disegnando, insomma, stai descrivendo, è inquietante. Non lo scopriamo questa mattina sicuramente, però insomma a me sembra di capire che diciamo nei nuovi mercati c'è una situazione che si muove su più livelli, si muove sull'autonomia della produzione, si muove su reti globali di mercato, e l'Italia, gli artigiani italiani, in questo caso Fermani, riusciranno a ritagliarsi la loro nicchia solo puntando sulla qualità? E soprattutto dall'estero c'è ancora questa forte richiesta di qualità italiana? Indubbiamente sì, perché noi ritornare a casa con un risultato negativo non vuol dire che fondamentalmente i clienti non hanno acquistato i nostri prodotti, i nostri clienti non rinunciano ad acquistare questi prodotti, il problema è che si presentano in fiera con un budget di acquisto ridotto, cioè facciamo un esempio, se un buyer si presentava in fiera con un budget 100, oggi non viene più con questo budget 100, ma viene con un budget ridotto, 70, 60. Dove taglia? Sulla qualità o sulla quantità? Lui taglia sulla quantità, ma non rinuncia alla qualità, perché lui sa, il buyer sa, come noi ovviamente sappiamo, dando per le giuste peculiarità ai nostri prodotti, cioè lui sa che questo prodotto è un prodotto unico, un prodotto che bene o male ha un riscontro nel suo mercato di riferimento, eccetera. Però il discorso è che tutte queste congiunture che dicevamo prima, i cambi, magari non so, i conflitti, embarghi oppure situazioni economiche particolari, eccetera, generano che cosa? Una diminuzione dei consumi in maniera generale, non solo per quanto riguarda il prodotto calzaturiero. Quindi diminuendo i consumi è ovvio che il cliente in questa circostanza viene con un budget ridotto. Venendo con un budget ridotto è ovvio che noi non possiamo più, dobbiamo reagire e andare a compensare questo gap negativo come dicevamo prima, penetrando altri mercati con le sue criticità, le sue difficoltà, eccetera. Ma noi possiamo anche compensarlo con, ad esempio, innovando e ottimizzando un po' le nostre aziende, no? Nel senso che il buyer che oggi viene in fiera è venuto la settimana scorsa, noi, il nostro processo produttivo presuppone che questa commessa venga elaborata durante la stagione e venga consegnata a 6 mesi di distanza.
Cioè, nel senso che gli ordini che noi approvvigioniamo adesso hanno consegne per la fine di luglio, la fine di agosto. Quindi oggi, con queste incertezze che attanagliano anche il buyer, perché dobbiamo anche considerare il rovescio della medaglia, e quindi dobbiamo dire, cioè, questo buyer che viene in fiera anche lui ha una serie di incertezze eccetera, e quindi riducendo questo budget lui dice ok, facciamo magari una commessa ridotta, però se noi siamo in grado di efficientare la produzione e di rendere magari questa produzione più flessibile, più celere, e seguendo questo buyer non solo durante il periodo fioristico ma seguendolo durante la stagione, stando in contatto, monitorando le vendite, cercando di capire magari quali sono magari non so i modelli di riferimento che magari non so sui best seller, tutte queste cose qui. Quindi in questo contesto il buyer durante la stagione è pronto a bene o male acquistare, generare ulteriori commesse. Quindi è questa una cosa che noi fondamentalmente abbiamo capito e stiamo portando avanti da diverse stagioni, cioè nel senso seguire il buyer non solo durante l'evento fioristico ma durante la stagione. Da, questa è una fidelizzazione proprio, sì, 365 e si fidelizza all'anno. E si fidelizza molto con il cliente, perché il cliente, come dicevamo prima, tiene a questo prodotto, a questo Made in Italy, e lo vuole, vuole venderlo in negozio, vuole bene o male dargli importanza. Però è ovvio che bisogna fare squadra, bisogna fare sinergia, bisogna fare comunicazione. Apposta noi spingiamo tanto anche gli artigiani a digitalizzare queste aziende, cioè renderle magari, ecco, più da un punto di vista penetrare il mercato da un punto di vista mediatico, e rendere più efficienti magari non so l'attività produttiva usando questi mezzi tecnologici che oggi tantissime persone usano. Se noi pensiamo a uno smartphone che ormai è nelle tasche di tutti, cioè questi mezzi di comunicazione, cioè possono veicolare, possono bene o male valorizzare ancora di più i nostri prodotti, e possono bene o male dare un'immagine a chi, a quel consumatore che oggi magari, ecco, è un consumatore nuovo, è un consumatore che magari guarda questa innovazione, ha bisogno di questa innovazione, quindi è un consumatore che attraverso magari la ricerca di determinati prodotti su internet eccetera eccetera potrebbe dare una spinta, un valore aggiunto a tutto quello che facciamo. Quanti buyer tu hai incontrato tra virgolette al MICAM? E con questo voglio sapere da te se qual è la tua percezione, se sono al di là della capacità d'acquisto ridotta dei buyer, ce n'erano di più, ce n'erano di meno, è rimasto un numero costante, l'atteggiamento un po' più diffidente al di là sempre al netto del portafogli. Innanzitutto diciamo che i dati per quanto riguarda l'affluenza al MICAM dei visitatori è sceso di 1600 unità, quindi su un totale di 35.000 visitatori abbiamo perso un 5%. Questo 5% è un 5% che noi stiamo perdendo da diverse stagioni, quindi questo sarà motivo di rivalutazione e di rivisitazione per quanto riguarda l'organizzazione della fiera, i tempi in cui la fiera deve essere fatta, come promuovere la fiera. Quindi queste sono situazioni, questi dati è ovvio che verranno analizzati dall'ente fieristico eccetera, e quindi faranno le loro considerazioni. Da parte nostra è ovvio che questi 1600 visitatori in meno hanno determinato un'affluenza ovviamente inferiore, e quindi anche noi abbiamo visto questa affluenza, diciamo, appunto ridotta. Senti, nel domandarsi che cosa facciamo da domani, qual è stata la domanda più frequente che ti hanno posto i tuoi associati al rientro dalla MICAM, il dubbio che più attanaglia la categoria che rappresenti? Ma il problema è questo, che le aziende è ovvio che devono fare magari messaggi sì, positivi, perché arriva, insomma. Il problema più grande è questo, che gli artigiani, gli imprenditori sono coscienti che devono fare innovazione e devono bene o male dare più dinamicità ai processi produttivi, però per fare questo la domanda più comune è quella dell'accesso al credito, no? Cioè, nel senso, come fare questo? Farla il sistema e la risolutezza di fronte a questa situazione così magari negativa, critica eccetera, cioè l'artigiano, l'imprenditore ha una visione, c'è una visione chiara per come deve affrontare il mercato, perché è tenace, perché è intraprendente e perché bene o male vuole continuare ad essere
un punto di riferimento per quanto riguarda le nostre eccellenze. Il problema grande è l'accesso al credito, quindi sotto questo punto di vista anche come CNA stiamo lavorando sul fatto che se noi prendiamo il dato del numero dei bandi presentati alla Comunità Europea, sì, l'Italia è la nazione che ha presentato più bandi in assoluto in tutta la Comunità Europea. Però la presentazione di questi bandi ha portato all'erogazione di credito o all'accesso al bando solamente per il 12% di questi bandi. Solamente il 12%. È una percentuale che tu leggi come? È una percentuale che noi abbiamo visto a livello statistico, quindi diciamo che se il 12% può accedere a questi finanziamenti, perché i finanziamenti non è che non ci sono, ci sono, però vengono erogati in maniera diversa rispetto al passato, cioè nel senso che adesso i finanziamenti sono a livello regionale, eccetera, regionale, nazionale, europeo, però fanno sempre riferimento a dei bandi europei, dei bandi di riferimento. Quindi in questo contesto vediamo che l'Italia, l'imprenditore italiano vuole accedere a questi bandi, quindi propone progettualità, eccetera, però la redazione di questi progetti, la redazione di questi bandi, eccetera, a volte non sono redatti in maniera corretta e quindi vengono respinti. Proprio per questo diciamo che la CNA ha attivato uno sportello Europa, sì, e questo sportello Europa appunto serve per creare questa progettualità, serve per dare per dare la possibilità all'imprenditore con un'idea innovativa o di avere una progettualità, un business plan a medio e lungo termine, di poter magari accedere a questi bandi facendo riferimento a un team, una serie di risorse umane che noi abbiamo inserito proprio nell'organico dell'associazione per appunto accedere a questi tipi di finanziamenti. Quindi noi ci abbiamo tenuto molto a mettere in piedi questo sportello, abbiamo avuto una serie diverse domande per quanto riguarda appunto la redazione di questi progetti, eccetera, e quindi vediamo di dare una mano all'artigiano anche sotto questo punto di vista. Senti Presidente, l'eccellenza mi sembra di aver capito che, insomma, a parte il fatto che comunque lo si ripete da anni ormai, è il punto di forza, no? La chiave di volta per rilanciare i mercati, in questo caso fermani, marchigiani. Ma basta l'eccellenza oppure diventa sempre più importante creare quei, volgarmente parlando, pacchetti qualità, cioè oltre all'eccellenza del prodotto, della calzatura in questo caso, è opportuno inserire o quantomeno far conoscere sui mercati globali, no, le qualità del territorio, abbinate ovviamente al prodotto, che alla calzatura, oppure insomma è sufficiente andare avanti con quella qualità di nicchia legata alle calzature? No, beh, è ovvio, è fondamentale il discorso del... E c'è un progetto, c'è un qualcosa in corso per creare questi pacchetti? Beh, diciamo che è ovvio che la Regione Marche cerca di veicolare tutto il territorio, nel senso che non solo il distretto calzaturiero, e facendo questo dà lustro a tutte le eccellenze che bene o male la nostra Regione produce. Questo si può fare appunto facendo squadra tra la Regione, le istituzioni, le associazioni di categoria, e per questo stiamo cercando di veicolare proprio a livello di progettualità, a livello di, per quanto riguarda i processi di internazionalizzazione, per quanto riguarda magari organizzando gli incoming di B2B, che sono delle forme innovative, e quindi non andare a internazionalizzare il prodotto ma internazionalizzare in casa. Ci sono una serie di strumenti in cui noi cerchiamo appunto in maniera sinergica a 360 gradi di veicolare appunto non solo un prodotto ma tutto il territorio, e si sta lavorando molto su questo. Noi pensiamo che ad esempio la Regione ha meno finanziamenti per veicolare questo tipo di situazioni di progettualità, e questo è vero, ma è anche vero che il governo ha stanziato 540 milioni di euro e l'ha destinata all'ICE. L'ICE è l'Istituto per il Commercio Estero, volto appunto alle politiche di internazionalizzazione. Quindi non è una questione di budget per poter veicolare tutti questi prodotti, tutte le nostre eccellenze, i nostri territori. C'è bisogno di progettualità, e quindi fare un'ottima progettualità, creare appunto i presupposti e le prerogative che fanno sì appunto che questi prodotti, queste eccellenze vengano veicolate nel mondo, abbiamo il pieno supporto di certe istituzioni, questo è ovvio.
Grazie, grazie Paolo Silenzi, presidente CNA Fermo, grazie per il tuo report sul MICAM 2015 e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Radio